Giulia Molino, è uscito il tuo nuovo singolo Come le Rockstar, in cui unisci pop e rap per raccontare senza mezzi termini la tua decisione di dire fine a una storia. Sì, questo è il senso del brano, quello di volersi bene innanzitutto, di avere il coraggio di lasciare andare le relazioni che purtroppo non funzionano senza forzare le cose e a volte farsi male. Il video è girato di notte a questa ambientazione molto urban. Ci puoi dire qualcosa in più? Sì, allora, il fatto che il video sia stato girato di notte è voluto perché ascoltando il brano, diciamo l'ascolto del brano, ha evocato in me delle immagini cupe, ho immaginato delle immagini scure ed ecco da qui la decisione di girarlo di notte. E a Roma perché mi piace molto, molto più di notte rispetto che di giorno e conoscevo delle zone, appunto, come dici tu, molto urban, molto che sentivo mi appartenessero e quindi così nasce il videoclip. Ti sei avvicinata al mondo urban, ad esempio con la collaborazione che hai fatto con Lele Blade? Sì, nel pezzo più forte con Lele Blade e Al Quartier. E sì, perché di base è un mondo che ho sempre amato, apprezzato e soprattutto ascoltato, quindi il fatto di potermici buttare dentro e poter coinvolgere degli artisti che personalmente stimo molto mi ha fatto piacere, mi ha fatto piacere, mi fa piacere. Era il fatto che faccia parte comunque del mio progetto musicale. Quanto incide e ha inciso la tua appartenenza geografica nel tuo modo di fare musica? Ma in realtà molto, perché penso che il modo di fare musica sia in realtà strettamente collegato alla persona, quindi alla personalità. E io provo un grandissimo attaccamento alla mia terra, chimica. Conosce, lo sa, lo dimostro e lo dico da sempre. E quindi magari la mia passionalità, il mio modo a volte smisurato di vivere le emozioni, lo riporto nella mia musica e nella mia arte. Pochi giorni fa hai annunciato la certificazione oro per Va tutto bene. Ti Sì. aspettavi questo importante traguardo? Guarda, in realtà sì, ma anche no, nel senso che è una certificazione che è arrivata poco tempo fa e questo mi ha fatto comunque capire che Va tutto bene è un brano che, nonostante sia uscito un anno e mezzo fa, fa ancora parte del quotidiano delle persone. E questa, secondo me, è una cosa bellissima, fa capire la potenza della musica che rimane nonostante il tempo passi. Sono felicissima di questo traguardo e spero di poterne vivere altri così. Mi sto impegnando per questo. E Va tutto bene è stato il singolo di lancio della tua partecipazione a Amici. Che ricordi hai di questa esperienza? Ma guarda, tanti, tanti ricordi, più che ricordi, proprio delle sensazioni ogni volta che ci ripenso. È un percorso che mi ha fatto crescere tanto come persona, molto più che come artista. Ogni giorno ero messa alla prova. Ero messa alla prova soprattutto con me stessa, con la mia determinazione, con la mia autostima, soprattutto con la mia forza di volontà. Non mi sono mai mancate, però c'erano giorni in cui ammetto di aver pensato adesso mollo, ma in realtà non è mai successo per davvero e mai sarebbe successo. Quindi è stata una grandissima palestra e la rifarei altre 1000 volte. Stai seguendo la nuova edizione? Se sì, c'è qualche artista che ti ha colpito particolarmente? Allora, guarda, ti dico la verità, c'è un ragazzo che mi ha colpito, però sono troppo di parte. Luca, LDA, mi sembra si chiami il nome d'arte. E Esatto. comunque mi piace artisticamente parlando, secondo me è forte.
e poi è troppo simpatico, cioè mi fa schiattare, è simpaticissimo. Poi vabbè, di base se i ragazzi sono lì un motivo c'è, quindi tutti bravi, ma Luca per me è forte. Magari riuscirete anche a realizzare una collaborazione, vediamo un po'. Magari in futuro, chissà, i nostri cammini potrebbero incrociarsi, perché no? In futuro c'è anche il desiderio di partecipare al Festival di Sanremo, data l'attualità, visto che inizia la prossima settimana. Sì, assolutamente. Così come era un desiderio partecipare ad Amici da sempre. Guarda, io sono riuscita ad entrare nella scuola dopo 3 tentativi. Quindi riesco a scindere il mio desiderio di parteciparci, di parteciparvi, perdonami, e il momento giusto. Io sto lavorando per questo, ti ripeto, sto lavorando perché credo nei sogni, quando c'è dell'impegno per raggiungerli. Quindi incrociamo le dita. E che giudizio dai sulla carta al cast di quest'anno? Vastissimo, vastissimo, però ci sono davvero tanti artisti che, a parte che mi ha fatto piacere il ritorno di molti artisti come Elisa, Iva Zanicchi, Morandi, guarda, sono stati molto criticati, però secondo me è giusto fondere le vecchie generazioni, ovviamente vecchie in senso buono. E le nuove generazioni, perché poi comunque dall'altro lato ritroviamo Mahmood, Blanco, Noemi, Fabrizio Moro, quindi è un bel festival. Io tifo per la canzone, quindi non vedo l'ora di ascoltare i pezzi. E cosa dobbiamo aspettarci dopo questo nuovo singolo invece da parte tua? Allora, io sto finalizzando il prossimo album e inoltre sto lavorando ad altri progetti, tra cui la scrittura. Diciamo che non mi sto dedicando unicamente alla scrittura di brani, mettiamola così. Interessante, quindi ti vedremo anche sotto altre vesti. A me basta scrivere, e il fatto che io in qualche modo abbia un pubblico che mi è rimasto fedele o persone che comunque durante il mio percorso si aggiungono e mi seguono, mi spinge, a mandare dei messaggi giusti, e mi sento comunque un senso di responsabilità in questo. Siccome ad Amici le persone si sono legate a me per il mio modo d'essere, voglio restare fedele a questo modo d'essere, quindi è giusto continuare a parlare di certi argomenti e sensibilizzare riguardo questi. Quindi in attesa di ascoltare i tuoi nuovi brani, anche leggere quello che scriverai, invitiamo chi ci ha ascoltato ad andarti a seguire sempre sui social e a riascoltare il tuo brano come le Rockstar. Grazie. Assolutamente, grazie mille, ciao, buona musica.